Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti. Come stavo dicendo prima, appunto, ai nostri graditi ospiti, questa per noi è una specie appunto di festa di fine anno per gli studenti appunto del corso di traduzione letteraria che è stato avviato quest'anno appunto nel nostro corso di laurea magistrale. Appunto l'ICAM a Venezia, dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Mi presento perché appunto è una riunione di vecchi amici, ma ci sono anche sicuramente molte persone che non per forza appunto mi conoscono. Io mi chiamo Caterina Mazza, insegno lingua e letteratura giapponese all'Università Ca' Foscari di Venezia e appunto da quest'anno ho la fortuna e il piacere di insegnare al corso di laurea magistrale questo piccolo corso di traduzione letteraria che ha avuto molto interesse da parte degli studenti. È stato un corso molto, molto vivo, molto seguito, molto apprezzato e durante appunto il corso abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con alcuni traduttori che sono venuti a lavorare direttamente con noi sui testi. Alcuni sono presenti, alcune sono presenti qui con noi, Laura Testaverde, Paola Scrolavezza, appunto hanno aiutato i nostri studenti a entrare nelle bellezze dei testi appunto che loro hanno affrontato. Abbiamo avuto ospiti anche Francesco Vitucci, Alberto Zanonato e Gala Maria Follaco, tutti appunto giovani e meno giovani, diciamo così, gli esperti e meno esperti traduttori di letteratura giapponese, e tutti sono stati preziosissimi appunto per i nostri studenti. Oggi vogliamo concludere appunto questo corso in qualche modo, anche se avremo la prossima settimana un ultimo incontro di cui poi vi diremo magari alla fine. E con questa tavola rotonda che è appunto, come stavo dicendo prima, ai nostri ospiti, è un po' un piccolo sogno per me che si realizza dopo tanti anni, perché appunto abbiamo qui le persone, come dire, i protagonisti della traduzione letteraria appunto dal giapponese. E sono sicura che appunto questo grande interesse che questo evento ha suscitato è proprio merito di queste persone, del loro lavoro e appunto di quanto sono riusciti negli anni a trasmettere della letteratura giapponese in Italia. Questo evento è stato possibile anche grazie alla preziosissima collaborazione dell'associazione appunto studentesca Geshin, in particolare appunto grazie alle studentesse Gaia Benetti, Sara Sarti, Rosaria Scafò e Chiara Zanon, che si sono impegnate direttamente appunto nell'organizzazione di questo evento. Dopo lascerò loro la parola. Io volevo solo rapidamente dirvi che appunto questo evento è una delle attività promosse appunto dall'Associazione Culturale Geshin anche in collaborazione con il laboratorio, che è questo gruppo di ricerca sulla traduzione appunto del nostro dipartimento, che si occupa da molti anni in realtà di tematiche legate alla traduzione da un punto di vista più, diciamo così, strettamente accademico, ma anche organizziamo degli eventi aperti, diciamo così, ad un più vasto interesse. Quindi se vi interessano le questioni legate alla traduzione, vi invito appunto a visitare thewaysoftranslation.com, che è il nostro appunto indirizzo. Ci occupiamo di appunto traduzione e letterature dell'Asia, in particolare Cina e Giappone, perché questo gruppo appunto co contiene al suo interno in particolare appunto persone che lavorano sulla letteratura cinese e giapponese, e organizziamo periodicamente anche per esempio dei book club, dei tè letterari appunto che possono interessare un pubblico più vasto, e sono aperti a tutti da quando appunto abbiamo la possibilità di fare gli incontri online. Insomma, abbiamo la possibilità di estendere il nostro invito a chiunque voglia partecipare. E appunto organizziamo eventi come quello di oggi e la prossima settimana, ma ve lo diremo poi alla fine, vi inviteremo appunto perché anche quello è un evento interessante. Ci sarà appunto un ultimo incontro nell'ambito del corso che è riservato appunto ad un incontro con un membro del sindacato dei traduttori editoriali, del sindacato di strade, per riflettere appunto su questioni, diciamo così, più tecniche legate al lavoro della traduzione in ambito editoriale. Vi ricordo appunto che le attività del gruppo Geshin sono aperte a tutti e sono molto interessanti, quindi vi invito a seguire i loro social, sia su Facebook sia su Instagram. Appunto, vi consiglio di cercare appunto le loro attività, perché vi assicuro che organizzano moltissimi eventi interessanti.
Senz'altro troverete come dire, cose interessanti anche per i vostri interessi, se vi interessa il Giappone. A questo punto, appunto, lascio la parola alle studentesse di Genshin che introdurranno brevemente, appunto, gli ospiti di oggi. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare nuovamente gli ospiti che hanno gentilmente accettato di partecipare a questa conferenza, la professoressa Mazza per averla resa possibile. E parto con l'introdurre brevemente il professor Giorgio Amitrano, che dal 2000 è professore ordinario di lingua e letteratura giapponese presso il Dipartimento di Asia, Africa e Mediterranea dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, dove prima era stato anche precedentemente professore associato. Il professor Amitrano si laurea nell'83 presso lo stesso Ateneo in lingue e letterature straniere moderne e nel 95 consegue anche il dottorato di ricerca in letteratura giapponese. Complessivamente vive in Giappone per 10 anni, dove svolge sia progetti di ricerca che insegna lingua italiana e dal 2012 è stato nominato dal Ministero degli Affari Esteri il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. In Italia invece è direttore della rivista Poetica e dal 2004 scrive per il mensile di arti figurative e letteratura Paragone, ma è anche collaboratore di numerose testate italiane di cultura come La Repubblica, Il Manifesto Alias e altri. È inoltre autore di numerose pubblicazioni, si citano The New Japanese Novel, Popular Culture and Literary Tradition in the Work of Murakami Haruki and Yoshimoto Banana, uscito nel 96 per l'Italian School of East Asian Studies, nel 2007 esce per Feltrinelli Il mondo di Banana Yoshimoto, nel 2018 invece per The Planeta Libri, Hirohiro, Il Giappone tra pop e sublime. Ha portato in Italia numerosissimi autori giapponesi, tra cui Kawabata Ieyasunari, il prima citato Murakami Haruki e Yoshimoto Banana, ma anche Miyazawa Kenji, Inoue Yasushi, Kaji Motojiro e Nakajima Atsushi. Sempre per la sua attività di traduttore ha ricevuto svariati riconoscimenti, come tra gli altri il premio El Samurante, Isola di Arturo per la traduzione letteraria nel 96, grazie a Lucertola di Banana Yoshimoto, mentre nel 2001 il 12° premio Noma Award per la traduzione di Una notte sul treno della Via Lattea di Miyazawa Kenji e nel 2008 invece il premio Grinzan Cavour per la traduzione letteraria dal giapponese. Infine vorrei concludere con il citare l'onorificenza che ha avuto nel 2020, quindi di recente, dell'Ordine del Sollevante. E concludo qui la breve introduzione per il professore, lascio la parola alla mia collega Rosaria, grazie mille ancora. Grazie. Grazie Sara, grazie a tutte e tutti per la partecipazione oggi. In collegamento abbiamo con noi oggi anche il professor Gianluca Coci, che insegna lingua e letteratura giapponese presso l'Università degli Studi di Torino, dove è professore ordinario dal 2009. Si è laureato presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli e ha conseguito il master e il dottorato in letteratura giapponese moderna e contemporanea presso la Senshu University di Tokyo. Sappiamo che è un attivo traduttore dal giapponese all'italiano di autori come il premio Nobel Oeken Zaburo, Kirino Natsu, Goichi Rendi, e ha tradotto anche inoltre Abe Kobo, Murakami Ryu, Furukawa Hideo e moltissimi altri. Nel 2009 ha vinto il premio Mario e Guglielmo Scalise per la traduzione letteraria dal giapponese e nel 2020 il premio Appiani per la traduzione letteraria. Ha pubblicato anche Utopia, Sperimentalismo e Rivoluzione nell'opera di Abe Kobo per Atmosfere Libri nel 2016 e è direttore delle collane editoriali Asiasfere e Asiasfere Files per Atmosfere Libri di Roma, che sono dedicate rispettivamente alla narrativa e alla saggistica dell'Asia orientale e del sud-est asiatico.
Inoltre ha curato anche i volumi, il volume Scrivere per Fukushima del 2013, che è una raccolta di racconti e saggi a sostegno dei sopravvissuti al triplice disastro del 2011. In collegamento abbiamo anche la dottoressa Antonietta Pastore, traduttrice professionista di letteratura giapponese e autrice di saggi e romanzi, in cui emerge quella che è la sua lunga e approfondita frequentazione con il Giappone. Ha conseguito il master alla Sorbona di Parigi e tra il 1977 e il 1993 è stata visiting professor all'Università di Osaka. Tornata in Italia si è dedicata alla traduzione letteraria e alla scrittura e grazie a lei se gran parte della produzione di Murakami Haruki è stata tradotta in lingua italiana. Abbiamo tra le sue traduzioni figura anche Natsume Soseki, di cui ha tradotto Io sono un gatto e poi La porta, e vi sono anche altre traduzioni, tra cui Nowe Yasushi, Kawakami Hiromi. Per Einaudi ha pubblicato il saggio Nel Giappone delle donne, anche la raccolta di racconti Leggero il passo sul tatami e il romanzo Mia amata Yuriko. Tra le ultime traduzioni figurano invece Prima persona singolare di Murakami Haruki del 2021 e anche Il mistero della donna tatuata di Takagi Akimitsu del 2020. Grazie ancora e lascio la parola alla mia collega Chiara. Grazie Rosaria, ringrazio tutti i partecipanti qui oggi, i relatori e le relatrici. Proseguo con l'introduzione della professoressa Paola Scrolavezza. La professoressa Scrolavezza è professoressa associata di lingua e letteratura giapponese presso l'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, dove ricopre anche numerosi incarichi istituzionali presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne. Ha conseguito il dottorato in civiltà dell'India e dell'Asia orientale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, è una delle massime esperte italiane di letteratura giapponese moderna e contemporanea e ha pubblicato numerosi saggi sui suoi principali temi di ricerca, che sono la letteratura femminile, le scritture di genere, la letteratura e il rapporto col cinema e lo spazio, la transmedialità e le nuove forme di letteratura nel Giappone contemporaneo e la traduzione letteraria, come nel caso di oggi. Dal 2010 è responsabile curatrice di Nipop, Parole e immagini da Tokyo a Bologna, è un appuntamento dedicato alle culture e subculture del Giappone contemporaneo, di cui potete trovare molti interventi nelle loro pagine social. Ha inoltre al suo attivo numerose traduzioni dal giapponese di autori moderni e contemporanei come Hayashi Fumiko, Gawa Yoko, Enchi Fumiko e Higashino Keigo, tra cui si segnalano le più recenti, che sono quella di Enchi Fumiko, Namamiko, L'inganno delle sciamane per Safarà Editore del 2019, e l'ultima di Yoshiya Nobuko, Storie di fiori, pubblicata per Roma Atmosfere Libri per la collana Asiasfere. A seguire oggi con noi anche la dottoressa Laura Testaverde. La dottoressa Laura Testaverde è una traduttrice professionista ed esperta di letteratura giapponese, è dottore di ricerca in civiltà dell'Asia estremo orientale presso l'Università L'Orientale di Napoli e ha conseguito un Master of Arts in lingua e letteratura giapponese presso l'Università Gakushuin di Tokyo. Ha al suo attivo numerose traduzioni di diversi autori, tra cui Mishima Yukio, Ogawa Yoko, Hirano Keichiro, Natsume Soseki e Yokoyama Hideo. Attualmente vive a Tokyo, la sua prima traduzione di un romanzo lungo è stata pubblicata nel 1998 per Marsilio Editori con il volume I Maestri dell'Eros di Nosaka Kiyuki. Tra i titoli più recenti di cui si è occupata troviamo L'isola dei senza memoria di Ogawa Yoko per la casa editrice Il Saggiatore del 2018 e di recente si è occupata anche di due romanzi di Hirano Keichiro che sono stati pubblicati in Italia con il titolo di Dopo lo spettacolo nel 2019 e Racconto di una luna che è uscito proprio ad aprile del 2021, entrambi per la casa editrice Lindau. Proprio il 19 maggio si è tenuto un incontro online sulla pagina di Lindau in cui si è presentato Racconto di una luna. All'evento era presente anche lo scrittore Hirano Keichiro, che ha conversato e ha risposto alle domande della dottoressa Laura Testaverde e del professor Giorgio Mitrano. Vi ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito e non tolgo altro tempo all'incontro. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Allora, grazie mille alle nostre Chiara, Rosaria e Sara, che sono state, penso, hanno dato un panorama abbastanza, insomma, esaustivo di appunto dei nostri ospiti che di per sé non avrebbero bisogno di presentazione, ma come dire, è sempre importante anche per i nostri studenti stessi
capire, no, che lungo percorso ci sia dietro anche appunto a chi sceglie di avventurarsi in questo lavoro e in questa passione anche che è la traduzione. Allora, l'incontro di oggi si strutturerà come una chiacchierata appunto con i nostri ospiti. Per quanto riguarda l'ordine delle risposte, direi di fare una specie di cosa tipo dibattito all'americana, facciamo un ordine e poi l'inverso, magari andiamo Antonietta, Gianluca, Giorgio, Laura, Paola in ordine appunto di alfabetico per il nome, Antonietta, Gianluca, Giorgio, Laura, Paola, poi magari torniamo la volta dopo, insomma, invertiamo l'ordine, ma insomma, in ogni caso vediamo un po' chi vuole ovviamente reagire alle varie sollecitazioni. Ci tengo solo a dire che le domande, le sollecitazioni, insomma, da cui partiremo sono state proposte appunto dagli studenti del corso di traduzione durante il corso di traduzione, quindi partiamo un po' da quelle che sono le loro curiosità, che sono senz'altro moltissime. Abbiamo ovviamente dovuto filtrare, tagliare, e non avremo senz'altro il tempo di andare a fondo su tutto, ma insomma ho cercato di raccogliere le loro suggestioni in tre nuclei principali. Essere traduttori, vita da traduttori e vivere di traduzione, che sono un po' i tre aspetti, insomma, che interessano di più. Partirei proprio dall'essere traduttori, quindi dalle vostre idee riguardo appunto a che cosa significhi per voi tradurre. E quindi partirei proprio da una domanda estremamente generale, appunto, che è stata posta da alcuni studenti e che riguarda un po' sia in generale che cosa significa per voi appunto tradurre, sia in generale, quindi qual è la vostra idea di traduzione e anche un po' che cosa significa nella vostra personale esperienza, quindi che posto ha nella vostra esperienza personale e appunto professionale. E collegherei a questo anche un po' la domanda appunto del percorso personale. Abbiamo sentito appunto il vostro ricco curriculum accademico di studi, ma gli studenti erano anche molto interessati a sapere appunto qual è stato il vostro percorso personale che vi ha portato fino alla scelta di diventare appunto traduttori. Quindi inizierei proprio da questo. Quindi in generale, per voi che cosa significa essere traduttori e che cos'è per voi appunto la traduzione? E poi appunto qual è stato il percorso che vi ha portato a questa scelta? Inizierei appunto da Antonietta, se è d'accordo. Sì, va bene. Il mio percorso è un po' anomalo perché è completamente estraneo all'accademia. E io ero andata a vivere in Giappone perché avevo sposato un giapponese. All'inizio non parlavo giapponese. E sono autodidatta, completamente autodidatta, che ovviamente presenta anche delle lacune, ma ad esempio non scrivo il giapponese, se non pochi ideogrammi, ecco. Però adesso con un computer direi che si può rimediare a questa carenza. Per me la traduzione dà senso alla mia passata esperienza di vita. Io a un certo punto mi sono trovata cioè in Giappone, quando ho divorziato da mio ex marito, ho dovuto imparare a leggere e quindi ho potuto finalmente leggere la letteratura giapponese in lingua originale. E all'epoca, erano gli anni 80, di traduzioni in italiano ce n'erano molto poche, insomma, come tutti sapete. E quindi mi è venuto veramente, ho provato il desiderio di presentare questa meravigliosa letteratura che io all'inizio leggevo, ma anche adesso devo dire la verità, leggevo in traduzione inglese, perché quello c'era, no? qualche traduzione francese, ma pochissime. E mi è venuto il desiderio di far conoscere ai lettori italiani questa meravigliosa letteratura, che per me ha significato tanto, perché è quella che mi ha permesso in Giappone di superare quella barriera che gli stranieri spesso sentono fra se stessi e la gente del luogo, no? Quindi sapere che c'era nell'animo dei giapponesi tutta questa passione, c'erano tutte queste emozioni che si erano poi riversate nella letteratura, mi ha spinto, mi ha fatto capire che forse ero io che non sapevo trovarle, capirle, che dovevo fare un passo verso di loro. Quindi
tradurre la letteratura giapponese è stato un modo di far conoscere non solo la letteratura, ma anche i giapponesi, naturalmente, perché anche adesso, ma all'epoca, sui giapponesi in Occidente c'erano solo un sacco di stereotipi, come sappiamo, no? E quindi, insomma, in questo modo, questo lavoro, che poi ho continuato quando mi sono trasferito in Italia, dà un senso alla mia passata esperienza e continua a dare un senso alla mia vita presente, nel senso che, scusate il gioco di parole, continuo a mettere in comunicazione la società giapponese, la cultura giapponese con quella italiana. Grazie. Prego. Allora, tocca a me, mi pare, giusto? Sì, 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 certo. Allora, le domande generali sono le più difficili. ci avrebbe tanto tempo poi per rispondere, ma insomma voglio essere breve per dar modo anche poi di poter rispondere al maggior insomma, numero possibile di domande. Allora, sintetizzando molto, la traduzione è una parte della mia vita, una parte importantissima della mia vita. Non ricordo bene da quando, ma nella mia memoria, nella mia mente, come se io avessi voluto fare da sempre il traduttore. Era sicuramente uno dei miei scopi, diventata poi una delle ragioni della mia vita. E da piccoli, no, si diceva voglio fare l'astronauta, voglio fare il medico, eccetera, eccetera. Io a un certo punto ho cominciato a pensare molto seriamente, voglio fare il traduttore. E quindi ho fatto in modo che poi tutto il mio percorso potesse poi pian piano, era ovviamente un sogno, una speranza, portarmi effettivamente a fare poi il traduttore. Dopo circa 20 anni, dopo quasi 20 anni che faccio anche questo mestiere, posso dire che effettivamente pian piano il sogno si sta avverando, continua ad avverarsi. Mi sembra ancora impossibile, no? Quando vedo davanti la pagina con i kanji, riuscire a distruggere questo muro, entrare dentro questo muro e mettere poi nel migliore modo possibile, spero, insomma, nella mia lingua, ciò che vedo, ciò che poi leggo e appunto traduco. Una delle cose più brutte che sento ogni tanto, no, quando si parla di traduzione, incontri sulla traduzione, è quando un traduttore, a volte anche traduttori molto famosi, in specie dalle lingue poi occidentali, dall'inglese o francese, dicono no, io faccio il traduttore perché non sono riuscito a diventare scrittore, non sono riuscito a fare lo scrittore. È un colpo al cuore quando qualcuno dice così, e voglio insomma sottolinearlo, perché effettivamente al contrario credo di essere talmente fortunato, perché faccio effettivamente il lavoro, il mestiere che mi sarebbe piaciuto fare fin da piccolo, insomma traducevo le canzoni, provavo a tradurre canzoni, poesie, e quando c'era la versione di latino a scuola per me era una festa, insomma veramente una gran parte della mia vita è sempre stata proiettata verso la traduzione. Poi certo all'università è stato fondamentale studiare all'Orientale, a Napoli, perché per me era un tempio già dai primi anni del liceo, io ero sicuro, voglio andare a studiare all'Orientale, poi la scelta della lingua è venuta un po' dopo, ma per me l'Orientale di Napoli rappresentava un tempio in cui entrare, poi piano piano andare avanti, studiare in Giappone, comprendere questa lingua così difficile e insomma andare pian piano avanti. Grazie. È sempre affascinante, no? Vedere i percorsi che portano a certe scelte, no? Mi ha fatto pensare quando io ho deciso di andare a studiare a Ca' Foscari perché ho letto Il giardino dei Finzi Contini di Bassani e Micol studiava lingue a Ca' Foscari e io volevo studiare lingue. E certe vite poi, no, sono segnate da certi sogni di infanzia, da certe letture. Ed è sempre un percorso, no, che porta, un percorso complesso che porta a quello che poi diventiamo da grandi, insomma, in qualche modo. Allora, adesso abbiamo Giorgio. Beh, nella mia esperienza c'è qualche punto di contatto con Gianluca Coci, perché anche io traducevo molto da ragazzo e proprio di recente, siccome ho cambiato casa da poco tempo e sono dagli scatoloni sono spuntate fuori tante cose, ho trovato decine e decine di poesie dall'inglese che avevo tradotto negli anni del liceo, un intero libro di poesie di Sylvia Plath ho tradotto e poi poesie di Shelley, Keats, Coleridge. Ero molto preso dalla letteratura inglese prima che il vento della letteratura giapponese spazzasse via tutte quelle
quelle cose. Invece la differenza con Gianluca è che io non ho mai pensato di diventare traduttore, cioè per me era un divertimento farlo, tradurre. Ed è stato un caso che scia, perché quando mi sono laureato, quando insomma mi preparavo per la tesi di laurea, che era su uno scrittore che si chiama Nakaji Matsushi, non c'erano, c'era un racconto tradotto in italiano, un paio di racconti tradotti in inglese, però il resto della sua opera non era tradotto. E quindi io, per leggerlo, per capirlo, perché ancora non ero in grado di leggere in modo fluente la letteratura giapponese, ho cominciato a tradurlo. E quindi ho tradotto per la tesi 3 racconti di Nakaji Matsushi. Poi mi hanno proposto di fare un articolo e per la rivista Il Giappone, una rivista edita dall'Orientale, e quindi ho pubblicato questi 2 di questi racconti che avevo tradotto. La professoressa Boscaro, Adriana Boscaro di Venezia, le ha letti, le sono piaciuti, aveva appena inaugurato quella collana di Mille Gru, che ancora esiste, insomma è una delle importanti collane di letteratura giapponese in Italia, e è stato mi ha proposto di farlo come secondo libro della collana. Il primo era Ugetsu Monogatari di Maria Teresa Orsi. Così io mi sono trovato di colpo, ancora giovane e inesperto, a fare il mio primo libro, a mettere insieme altri racconti, a scrivere un'introduzione. È stato, diciamo così, il mio debutto come traduttore, ma non avevo in mente di farlo, non ci pensavo. E poi, fatto questo, è un po' un vizio che si prende, una droga, diventa una specie di droga la traduzione, perché non so dire neanche se mi piaccia tradurre, sinceramente. È una cosa che a un certo punto sento il bisogno di fare. Ci sono degli elementi, per esempio, come diceva Antonietta, anche il desiderio di far conoscere agli altri. Per esempio, il secondo libro che ho tradotto è stato Kitchen di Yoshimoto Banana. E perché l'ho fatto? Semplicemente perché avevo letto quel libro, me ne ero innamorato e volevo disperatamente farlo leggere ad altri. E così ho cominciato. E poi sono entrato in questo vortice, se così lo vogliamo chiamare, e poi ho continuato, anche se adesso di recente ho un po' diradato, cioè non traduco più tanto come prima, perché anche ci sono altre cose che voglio fare. Però è un bel lavoro. Diciamo che poi si tratterà il tema di vivere di traduzione, diciamo che non è un... posso già anticipare, fare questo scoop e dire che non è redditizio, però è molto bello. Ecco. Eh sì, non è forse uno scoop, però ci torneremo con dovizia di particolari. Ok, sentiamo adesso Laura che ci racconta cosa significa per lei tradurre. Cosa significa per me tradurre? Appunto, vedevo che la domanda voleva dire in generale e per me in particolare, cioè in generale penso che si trovi moltissimo con quello che diceva Antonietta, cioè, e anche Giorgio, l'idea di voler far conoscere qualcosa che si è conosciuto. Io devo dire che appunto ho iniziato a innamorarmi della traduzione al liceo, proprio classicamente, qui forse ci ritroviamo con Gianluca, insomma piccoli, col latino e il greco, che appunto pure per me la traduzione era sempre una festa, era un divertimento e un gioco, l'idea di trovare l'espressione giusta mi stimolava, insomma era come giocare effettivamente. E poi a questo si è aggiunto, al momento della scelta dell'università, il piacere per il viaggio, cioè l'idea di voler andare da qualche parte. Per me il viaggio non è andiamo e vediamo e facciamo le fotografie e ricordiamo soltanto quell'istante, ma se possibile è conoscere. E per conoscere devi, certo, se conosci la lingua del posto, infatti io mi trovo abbastanza male quando vado in posti in cui non conosco la lingua. E quindi unire questa voglia di conoscere sul serio, cioè di conoscere potendo parlare con le persone,
all'idea di poi dare a qualcun altro la possibilità di fare la stessa cosa, anche se magari non si può spostare da dov'è, e quindi portargli, ecco, la letteratura di un posto, diciamo che è stato per me lo stimolo ed è la mia idea di traduzione, come penso appunto sento che è anche un'idea abbastanza diffusa. E appunto quando traduco in particolare per me l'idea è cercare di ricreare quell'esperienza che ho vissuto in quel momento. Questa è per me la traduzione. Grazie mille. E arriviamo a Paola, last not least, e sentiamo la sua idea, la sua esperienza. Allora, diciamo che cercherò di essere breve. Ovviamente molte delle cose che potrei dire anch'io sono già state dette dalle persone che hanno parlato prima di me, ma prima di tutto però ecco, ho un problema con il fatto di essere traduttori, perché io non mi penso come traduttrice, cioè nel senso che quando mi chiedono che lavoro faccio io dico che faccio l'insegnante. Perché effettivamente anche rispetto alle altre persone che sono qui, a Giorgio, Gianluca, Antonietta, Laura, cioè la mia attività di traduzione è molto più limitata, no? Non è la traduzione, è un pezzetto, un tassello in mezzo a tante altre cose che faccio e a cui obiettivamente dedico più tempo, no? Quindi non mi definisco una traduttrice perché credo che sia una definizione che non mi si addice, però amo la traduzione, l'amo moltissimo. In realtà, come è già stato detto, anch'io ho cominciato al liceo traducendo dal greco semplicemente perché mi piaceva, mi piace leggere e mi piace la lingua italiana, mi piace scrivere, ma non ho mai pensato di fare la scrittrice, mi piace scrivere appunto in altri contesti, fra cui quello della traduzione. Per cui in realtà tradurre mi è sempre piaciuto e è un po' come diceva anche Laura, un po' come un gioco, come mi piacciono le parole crociate, mi piace la traduzione, però la traduzione di più, è più divertente le parole crociate, dà più soddisfazione. E quindi è un po' con questo approccio. Poi io ho studiato in realtà all'università, io poi ho studiato lettere classiche prima di studiare giapponese e questo ha un po' condizionato anche poi il mio approccio al giapponese quando poi ho deciso di appunto studiarlo, nel senso che, come dico sempre, a me le lingue piacciono morte, cioè quindi la pagina scritta mi piace sempre tantissimo, mentre invece questa cosa delle conversazioni, quelle cose che le parole che sfuggono da tutte le parti, insomma mi mette più in difficoltà. Per cui ed è vero, è un imprinting, sono consapevole dei limiti di questa cosa. In realtà poi ho studiato giapponese per caso, a differenza, ecco, questa differenza degli altri, l'ho studiato per caso, nel senso che dopo la laurea in lettere classiche ero affascinata, volevo studiare una lingua che avesse gli ideogrammi. Avevo letto Genon, queste cose un po' così, e adesso molto demodé, e sono andata a Ca' Foscari, ho sentito la presentazione dei corsi, non sapevo assolutamente nulla né di Cina né di Giappone, se non le cose proprio più banali, e ho scelto il giapponese, poi ovviamente mi sono molto appassionata, è stata una scelta poi felice. Quindi questo un po' mette insieme, no? Quello che per me è la traduzione e quello che è stato il mio percorso. La traduzione appunto, ripeto, che è una cosa che mi è sempre piaciuta e che quindi appunto poi ho continuato a fare, che per me è un po' un tassello, cioè io penso anche al mio lavoro di insegnante, tutto il lavoro che faccio in ogni caso di ricerca, quello che è, cioè comunque alla fine nasce tutto da un desiderio di fare, poi di approfondire, di fare conoscere qualcosa che si conosce, qualcosa che piace. E un po' il lavoro di insegnante, ho sempre pensato, almeno per me, è un po' un lavoro di mediazione, no? Siamo un po' un punto di connessione fra due mondi che sono molto diversi. Questo vale per qualunque insegnante, secondo me. E la traduzione rientra in questo percorso, è sempre un percorso di mediazione, di fare conoscere qualcosa che ci piace e che quindi in qualche modo vogliamo far conoscere agli altri. Grazie mille. E sempre rimanendo appunto in quest'ambito, no, così, della dimensione di essere appunto traduttori, sentite che appunto quando approcciate le vostre traduzioni, sentite di essere, o in generale insomma nel vostro percorso come traduttori più o meno insomma attivi, più o meno professionisti, ma sentite di essere stati ispirati da appunto altri traduttori o da alcune letture che avete fatto? Pensate che appunto alcuni di voi hanno già detto, no, comunque l'influenza che i propri studi hanno avuto
sul modo di approcciare appunto poi la traduzione, e in particolare il proprio uso della lingua italiana, anche no, sicuramente è influenzato molto dalle letture che si fanno. Questa è una cosa su cui siamo tornati molte volte anche durante il corso con gli studenti, cioè il fatto che sì, è molto importante conoscere molto bene la lingua da cui si traduce, ma ancora di più, no, è importante avere una dimestichezza con la propria lingua, con la lingua nella quale si va a tradurre. E voi sentite di essere stati appunto influenzati da qualche traduttore, da qualche modo di tradurre, insomma, che avete trovato nella traduzione da altre lingue straniere, o da qualche lettura o da qualche appunto scrittore in particolare che ha ispirato la vostra lingua? Decidete voi in che ordine rispondere, se volete rispondere. Se volete ripartiamo da Paola, ma insomma chi vuole può andare. Vai tu Paola, dai. Allora, un libro o qualcosa di particolare che mi abbia ispirato, no, non saprei, ci ho pensato dopo che ieri ci hai mandato la traccia delle domande, però non saprei indicarlo. Mi piace molto leggere, leggo molto e mi piace molto leggere anche cose in traduzione, i lavori che fanno le altre persone, perché penso che sì, ci sia sempre qualcosa da imparare, qualcosa che ci ispira, qualcosa che ci arricchisce. Sono molto d'accordo sul fatto, anche secondo me, la conoscenza della lingua, diciamo d'arrivo della propria lingua è fondamentale, e secondo me appunto la ricchezza anche, la sensibilità, la ricchezza del lessico, eccetera, la costruisci soltanto appunto leggendo. Io amo la letteratura, io amo la prosa in realtà, e leggo appunto tantissimo e leggo di tutto. Ecco, questo sì, mi piace leggere di tutto, cioè non leggo solo opere giapponesi, anzi leggo veramente italiani, sì, stranieri, cioè, e mi piace leggere in traduzione, perché mi piace vedere così come vengono rese anche le opere, le culture, così. Quindi non saprei indicare qualcosa di preciso. Grazie. Vabbè, vado io allora. Sì, Antonietta, vai. Sono d'accordissimo con quello che ha detto adesso Paola, bisogna leggere tanto di tutte le letterature, sia in lingua originale che in traduzione, per acquisire proprio il senso della lingua letteraria, no? E anche diversi autori, diversi stili, diversi paesi, insomma, solo così si può poi giostrare un pochettino con quello che, quei testi che si traducono passando da un tipo di autore a un altro. Comunque, per venire alla domanda, no, non sono stata ispirata da un traduttore, come ho detto. Quando io ho iniziato a tradurre non c'era quasi nulla di tradotto dal giapponese in italiano. Quindi sì, sono stata ispirata dalle traduzioni inglesi di grandi autori giapponesi, ma per la precisione, quando ho deciso di scegliere un autore, di trovare un autore giapponese da tradurre per la prima volta, ho chiesto consiglio alla mia carissima amica giapponese che era... professoressa di francese in un'università giapponese, e lei mi ha consigliato L'uomo scatola di Abekobo. Beh, era una grande amica. Sì, e poi finissima. Con ottimi gusti. Finissima conoscitrice della letteratura giapponese. Infatti quando io ho delle difficoltà a tradurre un autore, di solito mi rivolgo a lei, faccio la foto, e lei mi sa spiegare perfettamente. E, mi è piaciuto talmente, già fin dalle prime pagine, che ho scelto di tradurre quel libro lì, e quindi è stato un esordio felice, ecco. Lo devo alla mia amica, ecco, più che alla mia, ecco. È stata una mia scoperta. Bello. Giorgio, Laura? Purtroppo ho perso per qualche secondo, forse un minuto, la connessione quando tu facevi la domanda. Ok, sì. Stavamo parlando insomma di ispirazioni, cioè se avete avuto nel vostro percorso appunto, avete in qualche modo sentite di essere stati ispirati o avete subito in qualche modo l'influenza da altri traduttori o da...
appunto da scrittori la cui parola letteraria vi ha particolarmente, insomma, influenzato. Allora, io forse proprio, diciamo, influenzato da qualche traduttore nel mio lavoro di traduzione, no. Però ricordo che quando ero anche ragazzo, cioè molto giovane, ero consapevole del fatto che dietro il libro ci fosse un traduttore. Sembra una cosa ovvia, però in realtà quando si è appunto molto giovani di solito non ci si pensa. Ricordo che mi colpiva il fatto che ci fosse sui libri il nome del traduttore, parlo di quando avevo 10-11 anni, insomma. Ricordo che la prima volta in cui sono stato consapevole fortemente dell'importanza di una traduzione è stata quando ho letto un libro che in italiano, un libro che non so neanche se definire romanzo, perché è qualcosa di un po' restio alle definizioni. Comunque è un libro che in italiano si chiamava Il Falco Pellegrino di J.A. Baker, che è la storia di un uomo che è ossessionato da questo uccello rapace che vede nella campagna, eccetera. Il traduttore era Vincenzo Mantovani. Ricordo, leggendo questo libro, di avere avuto la sensazione che la scrittura fosse bellissima. Allora ho riguardato il nome del traduttore, ho pensato, ma questo è proprio bravo, perché risultava nella traduzione tutta la bellezza del testo. Poi alcuni anni dopo l'ho trovato in inglese questo libro, che tra parentesi è un libro bellissimo, e ho capito ancora una volta quanto la traduzione fosse buona. Perché davvero leggendolo in originale provavo le stesse sensazioni che avevo provato leggendolo in inglese, in italiano. E un'altra volta che ho sentito, come dire, una specie di emozione particolare è stata leggendo Il Paese delle Nevi, prima di andare all'università, prima di sapere che avrei studiato giapponese. Era una traduzione dall'inglese, quindi è una cosa che di solito noi demonizziamo molto, questa traduzione indiretta, di seconda mano, eccetera. Però devo dire che nonostante questo doppio filtro di una traduzione inglese e di un'altra italiana, mi colpì molto e forse gettò un seme anche nel mio, poi nella mia successiva scelta di studiare giapponese. Quindi mi vengono in mente questi due autori e questi due libri. La potenza di Kawabata riusciva ad attraversare, a passare magari anche attraverso anche Luca Lombardi, la quarta traduzione. Anche attraverso il fantomatico Luca Lombardi. Però devo dire che quando ho letto la traduzione di Yukiguni fatta da Giorgio Amitrano mi sono emozionata molto di più, devo ammettere. Allora, Laura o Gianluca vogliono aggiungere qualcosa su questo punto? Se no possiamo anche... Ricordo per favore a tutti coloro che stanno intervenendo di spegnere la webcam, coloro che non sono relatori, per una questione che riguarda la privacy e la registrazione appunto di questa, grazie, di questo incontro. Allora, Gianluca... Laura, vai tu, Laura. No, appunto anch'io non è che posso dire che ci sia stato un traduttore che mi ha ispirato. Tornando all'idea che appunto per me la traduzione già da giovanissima era più un divertimento che altro, diciamo che la traduzione del Monti dell'Iliade mi scioccò un po', nel senso rimase un imprinting di questo è quello che facciamo noi e questo è quello che si fa sul serio. Cioè, gli studenti di liceo, noi tentavamo più che altro di rendere significato e mi rendevo conto che è una cosa diversa invece appunto ricreare completamente quello che si può ricreare di un'opera in un'altra lingua. Soltanto questo è semplicemente certo. Una piccola epifania che ebbi da ragazzina, non dico. Certo. Credo che sia un'esperienza un po' comune, no? Quella di dire wow, questo è quello che dovrebbe essere, no? Un lavoro di riscrittura, perché poi insomma, pensavo proprio qualche giorno fa, prima di
appunto pensando a, questa, a questo incontro, ho visto così per caso sul sito della Walter Benjamin, che è questa casa editrice della Benjamin Publications, che appunto pubblica tutti i testi oggi sulla traduzione, l'ultimo volume era dedicato ai translator studies, cioè gli studi sui traduttori, che cominciano ad essere una realtà nel mare immenso appunto, no, degli studi sulla traduzione. Cominciano ad esserci anche studi sui traduttori, perché la figura del traduttore è diventata sempre più centrale, perché no, partendo dall'idea del traduttore che deve essere invisibile, no? Lawrence Venuti dice no, non è così, non deve essere invisibile, dall'idea che il traduttore è per forza un traditore, in realtà negli ultimi anni ci si è resi conto dell'importanza, e anche sul piano teorico si è arrivati a riflettere sul ruolo cruciale, no? Di mediazione e di riscrittura di autore, no? Creativo, che è quello del traduttore. Quindi sicuramente non siamo qui per caso. E Gianluca? Ma brevissimamente, mi sono stato influenzato, continuo a influenzarmi un po' tutto, diciamo che scherzando, sono un piccolissimo postmodernista onnivoro, veramente, mi faccio influenzare con piacere dai Pink Floyd, da Nick Cave, Leonard Cohen, da Richard Brodican, da Proust, da Dostoevsky, insomma da un po' tutto, dalle serie televisive ultimamente. Quindi per me è importante tutto, ma fino anche alla natura, no? A volte mi vedo uno scoiattolo che prende una noce, la rompe, la mangia, anche quello nella mia mente cerco di immaginare quello che pensa lo scoiattolo, le sue ipotetiche e impossibili parole mentre compie quei gesti, tutto quello che riguarda insomma la lingua, la comunicazione, in tutte le sue forme mi interessa. E poi anch'io sono stato molto influenzato da Abekobo, che è un autore che ho anche studiato, ho tradotto la mia prima traduzione, Mikkai, l'incontro segreto di Abekobo, e ricordo sempre che Abekobo diceva ai suoi allievi del gruppo teatrale dell'Abekobo Stagio: non guardate le cose solo di fronte, ma guardate un po' di qua, un po' di là, da destra, da sinistra, andateci dietro. Insomma, cercate di cogliere tutto quello che non si vede subito, che non si coglie subito. E per me quello è anche molto importante, cioè non fermarsi solo alla classicità delle cose, ma andare un po' oltre, no? Cercare veramente di coniugare un po' il tutto. Quindi veramente mi ritengo un onnivoro nelle mie influenze, diciamo così. Sicuramente sì, no, quando abbiamo più volte, no, detto con i nostri studenti durante il corso di traduzione quanto condizioni la lingua del traduttore, che intesa in senso tutto ciò che fa parte del suo orizzonte d'esperienza, no? Tutto ciò che alimenta la sua lingua, fa sì che le traduzioni, che il testo letterario, diciamo così, l'opera letteraria sia una, ma che le traduzioni possano essere molte, proprio perché la lingua di ogni traduttore è influenzata da moltissime cose diverse. Quindi probabilmente lo stesso testo tradotto appunto da Gianluca Coci, Paola Scravezza, Antonietta Pastore, Laura Testaverdo, Giorgia Mitrano, per quanto tutti, no, partano da un'ottima conoscenza della lingua in cui quel testo è scritto, anche una conoscenza della cultura, del contesto, eccetera, ma ognuno di loro, ognuno di noi farebbe una traduzione completamente diversa, perché appunto ognuno ha un orizzonte d'esperienza, una lingua che vive dentro il suo vissuto, che è completamente diversa. Quindi è per quello anche che si ritraduce, no? Questo è un tema su cui siamo tornati, sul fatto che anche a distanza di tempo poi in alcuni casi si ritraduce, e anche per questo sono così importanti appunto i lavori di ritraduzione. Mi ricordo qualche anno fa appunto Giorgia Mitrano e Gala Follec hanno pubblicato un volume per Adelphi con la ritraduzione di Iznodoriko, no? Di Kawabata, con la traduzione appunto della ballerina di Izu, la danzatrice di Kawabata, ed era appunto una nuova traduzione di un testo che era già stato tradotto in italiano, ma ogni nuova traduzione ha una sua nuova, porta una sua nuova prospettiva, no? Una sua nuova visione, come diceva Gianluca, da una nuova prospettiva. E questo è affascinante anche del lavoro della traduzione, no? Allora, andando un po' avanti e venendo appunto alla questione della vita da traduttori, allora qualcuno di voi già ha accennato in realtà qual è stata la sua prima traduzione in generale, ma gli studenti erano appunto curiosi di sapere qual è stata la prima traduzione in assoluto che avete affrontato e qual è il percorso che vi ha portato fino a quell'opera. Quindi mi sembra che Giorgio ce l'abbia già raccontato, in realtà ci ha già parlato appunto di come arrivò a quella traduzione. Gianluca ci stava accennando che appunto la sua prima traduzione è stata una traduzione di un libro di Abekobo. Come sei arrivato ad Abekobo? Sì, esatto, perché è l'autore che ho studiato per la tesi di laurea e per le tesi poi di master e di dottorato. Insomma, è l'autore
giapponese che mi ha affascinato, che mi ha preso subito prima di tutti gli altri, e questo ringrazio molto Antonietta, lo sa bene, perché il primo libro che ho letto tradotto dal giapponese è stata la sua traduzione dell'Uomo Scatola, Hakotoko di Abekomo, che è un libro incredibile, credo che davvero enigmatico, quasi impenetrabile, però affascinante, così affascinante. E da lì poi ho cominciato a studiare questo autore e ho deciso di tradurre una delle sue opere più sperimentali, appunto Mikai, che fa parte dei suoi romanzi cosiddetti onirici sperimentali degli anni 70, dagli anni 70 in poi. E concretamente, siccome gli studenti sono anche molto interessati a quali percorsi anche concretamente portano poi alla pubblicazione di un libro, com'è sì. stato il tuo percorso per arrivare alla pubblicazione? Per questo è stato molto complicato, perché insomma, voglio dire, una ventina d'anni fa non era relativamente semplice come oggi. Insomma, la mia traduzione è scritta su quadernoni, a penna, poi così ricopiata con la macchina da scrivere elettrica, per fortuna almeno quello c'era già in tempi, però insomma un po' un pellegrinaggio andare da farla leggere per esempio a Maria Teresa Orsi, che mi fece insomma così il piacere e l'onore di leggere questa mia primissima traduzione, mi diede tanti consigli e poi pian piano, chiedendo a un editore, chiedendo all'altro, sono arrivato poi a un piccolo editore pugliese, Manni, che per fortuna insomma mi ha dato a suo tempo il benestare, quindi l'abbiamo pubblicato, ma è stato molto complesso, difficile. Sì, nella chat vedo tantissimi fan di Abekomo, giustamente, alcuni ringraziano Antonietta per aver tradotto appunto a suo tempo L'Uomo Scatola, che qualcuno dice è il libro più bello che abbia mai letto, effettivamente. Sì, l'ho visto nella chat. A proposito del percorso, sì. Quando ho tradotto L'Uomo Scatola, ho tradotto questo libro senza sapere nulla, né se fosse già stato tradotto da qualcuno, se i diritti fossero... Io ero del tutto all'oscuro di tutte queste problematiche editoriali, sono andato un pochettino così e neanche potevo appoggiarmi all'Accademia perché ero completamente esterna. E, io sono di Torino, conoscevo una persona che lavorava alla UTET, che le ho chiesto consiglio, lei ha letto questa signora, ha letto la traduzione, le è piaciuta molto e mi ha detto: ah, alla UTE non pubblichiamo narrativa, ma la proponga Bollati Boringhieri. La proposta Bollati Boringhieri, che voleva pubblicarlo subito, però è saltato fuori che i diritti li aveva già Einaudi. E Einaudi, che aveva cercato di farlo tradurre, ma mi spiace dirlo, però ovviamente non faccio nessun nome, non era riuscito a ottenere una bella traduzione. La mia è piaciuta e l'ha pubblicato subito. Insomma, c'è stato anche un po' di fortuna, perché il fatto che Einaudi avesse già i diritti chiaramente mi ha spianato la strada, certo. Sono andata così un po' alla cieca, ma per fortuna insomma è andata bene. Bene, è stato un inizio senz'altro basato sulla qualità anche della traduzione, questa è una cosa molto bella, no? Questo vuol dire che appunto ci torneremo dopo, ma sì, adesso siamo forse più fortunati sulla quantità e ci dobbiamo interrogare anche, no, sull'importanza anche di mantenere insomma uno standard qualitativo insomma alto, perché è anche importante quello, no? Allora, appunto, poi qualcun altro dice: bisognerebbe far pressione, il nostro studente Luca Domenichini dice: bisogna far pressione perché si ristampi su una nonna, che è appunto la donna di sabbia, perché effettivamente non è più disponibile ed è un peccato, no? E bisogna tradurre più Abekomo, assolutamente, siamo tutti d'accordo. E io invece sono curiosa di sapere come Laura è arrivata alla pubblicazione invece di Nosaka Kyuki, no? La tua prima traduzione è stata I maestri dell'Eros, giusto? Allora, se vogliamo parlare della prima traduzione che ho fatto dal giapponese, è stato Shishi di Mishima Yukio, che... Ah, sei partita sul leggerino, diciamo. Vabbè, l'ho fatta per la tesi di laurea, mi interessava il rapporto tra Mishima e la Grecia classica, perché avendo fatto il classico, certo, comunque volevo riparlare di tutte quelle questioni che mi interessavano. È un'opera che mi è piaciuta tantissimo e che poi dopo è stata pubblicata nei Meridiani, curati da Maria Teresa Orsi su Mishima. Sì. Meridiano su Mishima. E quindi diciamo che quella è proprio la mia prima traduzione. Poi ho fatto anche una piccola cosa sul Giappone, la rivista pubblicata appunto dall'Orientale, su Yamada Emi. Sì. E appunto pubblicando anche un racconto di Yamada Emi. Invece no, I maestri dell'Eros, Maria Teresa Orsi, sempre nome che ricorre in queste nostre
discussioni, semplicemente mi chiamò e mi disse: c'è questa traduzione, che ne dici? E io ho accettato volentieri, tra l'altro un po' incosciente, perché era una lingua un po' osachese, anzi molto osachese. Infatti era quella la mia curiosità, no? Nel senso che il libro, secondo me, è interessantissimo, molto bello, molto interessante, però anche appunto molto particolare, quindi deve essere stata una prima appunto esperienza su un romanzo più lungo, insomma anche complessa, insomma, ma siccome avevi già tradotto Mishima. Una bella prima esperienza, di quelle che secondo me formative. La scelta della lingua non era facile, perché comunque l'ambientazione appunto è un po' così... di questo demi-monde di Osaka, in cui ci sono degli episodi anche, diciamo, un po', potrebbero essere definiti imbarazzanti, non so, comunque non era ma c'è anche molta ironia, che non è mai semplice, no, da rendere, quindi è un testo, anche molta ironia, no? È un testo molto ironico. Molta ironia, sicuramente, comunque non era un testo forse per le prime armi, per chi come me, insomma, comunque era agli inizi, così facile, ho dovuto chiedere aiuto per capire, almeno, perché poi dopo un po' uno prende anche l'orecchio all'osachese, ma io ero stata a Tokyo, quindi non avevo, certo, non avevo idea, e quindi a furia di leggerlo, a furia di chiedere a Oe-san che mi spiegasse un pochino come funzionava, alla fine, insomma, alla fine del romanzo ci avevo anche fatto l'orecchio, però diciamo l'orecchio, se si può dire. Però insomma è stata una bella prima esperienza, abbastanza, insomma, la definirei anche tosta da un certo punto di vista, ma non a merito mio, devo dire, appunto me la passò Maria Teresa Orsi dicendo: c'è questa cosa da tradurre, che penso? E io dissi sì. Ok. Non so se Paola vuole aggiungere qualcosa, perché appunto Giorgio ci aveva già parlato della sua prima esperienza, non so se Paola vuole aggiungere qualcosa. Ma la mia prima traduzione in realtà è stata Hayashi Fumiko, appunto in Azuma, quindi Hayashi Fumiko Lampi, che io avevo tradotto in realtà anche io per la tesi di laurea, e avevo fatto una tesi sull'adattamento cinematografico, quindi avevo tradotto il romanzo e anche la sceneggiatura, e in realtà è stata pubblicata poi anni dopo, in questo caso quando io stavo finendo il dottorato, e devo ringraziare, cioè, o meglio, no, non è vero, non è la mia prima traduzione, vedi la mente com'è cosa, no, la mia prima traduzione è stata Higashi no Keigo, che però faccio fatica a considerare mio, perché non è la traduzione che ho scelto, e quindi quando penso alla mia prima traduzione penso sempre a Hayashi Fumiko, perché sì, è la prima cosa che ho tradotto, perché l'ho tradotto per la tesi laurea e poi è stato pubblicato anni dopo. Invece Higashi no Keigo è stata la prima traduzione pubblicata, in questo caso però è stata una proposta di Baldini e Castoldi. Io non lo conoscevo, mi hanno proposto questa traduzione, stavo facendo il dottorato e ho accettato di tradurlo, l'ho tradotto. Io ho una passione per il noir e quindi ho tradotto poi due romanzi di Higashi no Keigo, e solo anni dopo, invece, qualche anno dopo, è stata pubblicata invece Hayashi Fumiko. E sempre appunto nella famosa collana Le Mille Gru, no? Che adesso appunto è stata riassorbita in qualche modo appunto nell'universale Marsilio. Nell'universale Marsilio, sì. E in quel caso era stata Adriana Boscaro a suggerirmi di fare la proposta a Marsilio. Io non pensavo che in Azuma sarebbe mai piaciuto a Marsilio, che aveva, insomma, in realtà aveva, non aveva mai pubblicato un romanzo di questo tipo. Invece Manuela Bassetti si è innamorata del romanzo e l'ha pubblicato. Ok, e senz'altro abbiamo sentito appunto questi nomi che ricorrono spesso, Maria Teresa Orsi, Adriana Boscaro, che senz'altro, insomma, per molti anni hanno fatto un lavoro molto, molto grande, non solo di appunto promozione della letteratura giapponese in Italia, ma anche di scouting di valenti traduttori, così come stiamo sentendo, no? E quindi passerei a questa questione, secondo me importante. È vero che c'è indubbiamente che il ruolo che la traduzione ha avuto, che i traduttori hanno avuto, in parte anche l'Accademia, è innegabile, nel senso che appunto parliamo appunto della professoressa Maria Teresa Orsi, della professoressa Boscaro, che erano comunque appunto, diciamo così, due colonne portanti degli studi letterari giapponesi appunto a Venezia, a Napoli, a Roma. E indubbiamente c'è stato questo ruolo in qualche modo dell'Accademia e della letteratura in traduzione di
stabilire un canone, diciamo così, della letteratura giapponese in traduzione. Quindi in qualche modo sappiamo che senza questo lavoro anche forte, dietro di pressione, no? Di cui poi voi siete stati gli esecutori, in qualche modo, brillanti esecutori, non avremmo magari questo panorama della letteratura giapponese. Ma c'è stato anche chi, come per esempio Giorgio Mitrano, ha introdotto, come diceva prima, no? dei nuovi scrittori che hanno poi un po' rivoluzionato anche l'idea di quella che poteva essere l'idea del canone della letteratura giapponese. Sappiamo appunto che la traduzione di Yoshimoto è stata una delle prime traduzioni al mondo e poi ha in qualche modo ha fermato, ha cominciato ha aperto la via poi per appunto l'affermazione di una scrittrice come Yoshimoto Banana, che oggi è ancora una delle scrittrici più amate, più lette in assoluto. Forse parlavamo con Gala Maria Folloco, che adesso è la sua nuova, diciamo, in qualche modo traduttrice. Dicevamo, è una delle punte di diamante di Feltrinelli, no? È una di quelli che vendono di più, dei più attesi, no? I nuovi libri di Yoshimoto. Quindi, in qualche modo, c'è stato un ruolo fondamentale, appunto, dei traduttori, in questo caso, appunto, nel caso appunto di Giorgio, così come ricordava anche Gianluca in un recente articolo sul Corriere, no? Che introduceva questa nuova collana che è uscita, che sta uscendo appunto della letteratura giapponese, appunto attraverso proprio il canale del Corriere della Sera, appunto, e il ruolo che ha avuto Giorgio è stato chiaramente importantissimo, così come lo è il ruolo di tutti voi che negli ultimi anni avete portato appunto dei nuovi scrittori che altrimenti non sarebbero probabilmente arrivati. Molti studenti erano interessati a capire i meccanismi, no? Per cui vengono introdotti nuovi scrittori. Sappiamo che appunto molto spesso le case editrici cercano e mostrano interesse soprattutto per testi che già hanno avuto un certo successo all'estero, vogliono una certa solidità, no? sul piano commerciale, no? E quindi la curiosità di molti studenti era appunto se vi è capitato, se vi capita spesso di proporre voi stessi opere che non sono mai state appunto tradotte in altre lingue e che tipo di risposte avete in genere appunto dalle case editrici e se pensate che ci sia un'apertura soprattutto negli ultimi anni, perché appunto come sottolineava sempre Gianluca appunto in quell'articolo del Corriere recentemente uscito, negli ultimi 10 anni le traduzioni sono aumentate esponenzialmente grazie proprio al vostro lavoro, grazie all'impegno di molti di voi. E abbiamo un panorama molto più ricco sicuramente di quello che poteva essere appunto 15-20 anni fa, indubbiamente, no? Però sicuramente non è semplice, immaginiamo, insomma non sia semplice. Quindi volevamo chiedervi appunto se vi è capitato di appunto proporre degli autori che voi ritenevate appunto importanti, fondamentali o in qualche modo nuovi, innovativi, che avrebbero potuto aprire una nuova finestra sulla scena letteraria giapponese, e però di incontrare delle resistenze o al contrario se avete avuto in qualche modo la fiducia da parte delle case editrici. Non so se vuole iniziare Gianluca, visto che ti ho citato molteplici volte. Va bene, sì, certo. Allora, ci sono, diciamo, diversi canali, non solo gli editori, i traduttori. Adesso, come dicevi tu, per fortuna i traduttori, gli studiosi, no, i docenti sono più ascoltati, molto più ascoltati. Io posso citare personalmente il caso di Ogawa Ito, Shokudoka Tatsumuri, il ristorante dell'amore ritrovato in italiano, pubblicato da Neri Pozza, che non era mai stato pubblicato in nessuna lingua occidentale. Ha avuto un discreto successo e poi appunto proposto in francese, tedesco, inglese, in oltre 10 lingue, addirittura con il titolo che aveva poi scelto l'editore per quel romanzo. Quindi quando c'è una certa fiducia, soprattutto con la casa editrice, c'è anche fiducia nei confronti del traduttore. 2 o 3 case editrici con cui lavoro molto si fidano quasi ciecamente, no? Di me, come certamente poi degli altri traduttori con cui ogni editore c'è un rapporto forte. Quindi le cose sono cambiate rispetto al passato. Poi è anche vero che trovi magari la casa editrice che ha l'editor che ci tiene comunque a leggere il testo in una lingua che conosce. Per esempio, la carissima amica editor Maria Rosa Bricchi mi ha sempre detto: guarda, non è per te, non è per nessuno, ma io se devo pubblicare un libro lo voglio leggere, voglio sapere che cosa, insomma, sto proponendo all'editore, che cosa vado poi a pubblicare. E non solo mancanza di fiducia, ma c'è appunto l'editor che ci tiene particolarmente a conoscere poi il testo. E c'è anche ancora, aggiungo, l'opera
ultimamente sempre più imponente e importante degli agenti letterari giapponesi, anche giapponesi, soprattutto giapponesi, che negli ultimi anni hanno intuito giustamente il discreto successo che la letteratura, la narrativa giapponese ha nel nostro paese, non solo, e quindi sono gli agenti che propongono in maniera molto attiva agli editori, nel nostro caso gli editori italiani, poi testi, libri che hanno successo, molto spesso propongono vincitori del premio Akutagawa, del premio Naoki, a volte insomma anche proposte quasi, diciamo, molto difficili, complicate, perché poi non hanno tanto successo sul nostro mercato. Gli agenti giapponesi non conoscono bene il lettore italiano, le reazioni, quindi a volte prendono un po' delle cantonate e le case editrici purtroppo abboccano. La gente dice: guarda che ha venduto in Giappone 200.000 copie, ha vinto il premio Akutagawa, e quindi l'editore abbocca, non sapendo che poi è un romanzo che magari poco si adatta al gusto del lettore italiano. Però c'è, confermo quello che dicevi in conclusione, c'è molto più disponibilità all'ascolto da parte delle case editrici nei confronti dei traduttori e degli studiosi. Hai il microfono spento, Caterina. Scusate, che per evitare rumori di fondo. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa in questo senso? Ma sì, allora no, io i due autori che diciamo per cui anche Gianluca mi ha citato in quell'articolo sul Corriere della Sera, che ho in qualche modo contribuito a far conoscere, sono stati appunto, ma tantissimi anni fa ormai, poi ho smesso di fare il talent scout degli scrittori giapponesi, perché adesso... Però dai, due su due ti sono venuti benino, devo dire. Perché poi adesso forse ho più voglia magari di, invece di rivisitare autori che si possono ormai forse definire classici moderni, come appunto Kawabata e Mishima, eccetera. Comunque all'epoca proporre sia Yoshimoto Banana che Murakami non è stato facile. Yoshimoto Banana ci è voluto molto molto tempo prima che l'editore si convincesse a pubblicarla, proprio perché non era stata tradotta in nessuna lingua, e quindi c'era l'abitudine di rifarsi a successi, o anche non necessariamente a successi, però insomma anche opere che semplicemente avevano goduto di buona reputazione nel mondo letterario, anche se non bestseller, venivano tradotti sulla scia delle pubblicazioni inglesi, cioè in lingua inglese o in francese. Quindi c'è stata molta, molta esitazione, e ricordo che poi a un certo punto l'editore, ma sono passati mesi prima che accettassero, hanno anche chiesto alla oggi pluricitata Maria Teresa Orsi, che è stata anche la mia... Tirando le orecchie, poi hanno chiesto un parere a lei. E nonostante, secondo me, lei non fosse in realtà molto entusiasta di Banana, però comunque diede un parere positivo e questo aiutò. Poi fu un grande bestseller. In realtà è stato, credo, il primo bestseller di letteratura giapponese in Italia, sì. Perché non mi risulta che i vari Kawabata, Mishima, eccetera, vendessero poi tanto. E grazie a questo poi ho potuto proporre Noru Enomori di Murakami, ma anche lì non l'hanno accettato con facilità, è stato durissimo, e quindi alla fine in sostanza mi hanno detto: beh, proprio perché sei tu, perché erano contenti del successo di Kitchen, ma l'hanno pubblicato un po', come dire, senza particolare entusiasmo, quindi è stato pubblicato senza nessuna pubblicità, eccetera eccetera. E la prima edizione di Norwegian Wood, che però era uscito con un altro titolo, è andata al macero, cioè avevano pubblicato 7.000 copie, ne ha vendute, non so, forse 3.000, e poi è andato al macero. Quindi ho ricevuto questa lettera, perché secondo il contratto dovevano avvisarmi se un libro... E io, cioè, veramente... Un colpo al cuore, ma proprio un gelo al cuore. E poi, anni dopo,
lo hanno ristampato prima che poi uscisse di nuovo da Einaudi. Feltrinelli lo ha ristampato intascabile e improvvisamente, magicamente, ha cominciato a vendere. Adesso credo che abbia venduto, non lo so, un numero enorme, è diventato un long seller. E poi Antonietta lo ha tradotto per Baldini e Castoldi. Tra l'altro io la invidio molto perché ha tradotto uno dei libri più belli di Murakami, che è Nejimaki Dori Grongol, che è bellissimo. E poi, insomma, piano piano si vede che era arrivato il tempo di Murakami, che adesso ormai è diventato proprio uno degli autori più belli. Hanno avuto poca lungimiranza su due piani. Uno perché era Murakami, vabbè, e non lo potevano sapere, insomma. Ma l'altro è che se tutte quelle copie di Tokyo Blues, prima edizione, ce le avessimo vendute su eBay oggi, secondo me, col titolo Tokyo Blues, no? Secondo me oggi ci faremmo anche dei soldi, insomma. Quindi sono stati poco lungimiranti. Cioè, tutto sommato devo dire che comunque la mia esperienza con Feltrinelli, nonostante queste difficoltà iniziali, poi è stata molto positiva. E lo sottolineo per far capire ai ragazzi, alle ragazze che ci seguono, che non è che le cose vadano sempre molto lisce, a volte bisogna anche combattere molto. Adesso sentivo Gianluca che diceva che lui gode di grande fiducia, eccetera. E quindi è un caso molto fortunato, però a volte non è così, bisogna combattere, quindi non vi scoraggiate, provate a fare delle proposte, poi a volte appunto i libri hanno anche un loro destino molto particolare, quindi qualche volta un libro non è, è un po' avanti rispetto a certe aspettative, a certte intese. E poi gli editori dovrebbero anche capire quando è il momento di riproporre. Prima si è parlato molto di Abbe Kobo, per esempio L'Uomo Scatola è stato ripubblicato? No, è fuori catalogo ormai. Insomma, sì, anche La Donna di Sabbia, insomma, è veramente incredibile, perché in realtà c'è... Ci siamo. Vedo un'aria un po' furbetta nel video Luca. The master of the game. No, perché sentite... Molti saranno accontentati. Va bene, grazie. Io ricordo di aver proposto all'Einaudi Mille anni di piacere di Nakagami Kenji. Adesso non ricordo molto bene, ma Giorgio mi ha molto aiutato in questo, perché Giorgio all'epoca era consulente per l'Einaudi, se non vado errata. Di Nakagami Kenji esisteva una traduzione francese, e anche questo me l'aveva fatto conoscere la mia amica giapponese Kazuko, e questo libro l'ho dato meraviglioso e l'avevo proposto Einaudi. Credo che anche lì ci sia stato un po' di difficoltà, Giorgio, non so se tu ricordi meglio di me. Ma comunque finalmente poi l'hanno pubblicato, anche se era un autore praticamente sconosciuto, sì, c'era questa traduzione francese. E poi sono usciti altri libri di Nakagami Kenji, adesso non ricordo più pubblicati da un quale... Un po' sparsi, qualcosa da Marsiglio, però un po' sparsi. Sì, un po' sparsi, quindi un autore così clamoroso in realtà non è stato poi accolto né recepito da una casa editrice con l'importanza che ha, ecco, no? È sempre stato un po' trascurato, purtroppo. Certo, non è sempre semplice, no? Nel senso che molto spesso ci sono degli autori che hanno una dimensione complessa da trasmettere, e non è solo un problema, no? Un problema appunto di traduzione, ma è proprio un problema di posizionamento, no? Editoriale, posizionamento commerciale. Infatti Einaudi ha accettato un paio di anni fa, ho proposto Il mistero della donna tatuata di Takagi Akimitsu, e anche questo c'era una vecchia traduzione inglese che avevo letto forse due decenni fa, che poi si è rivelata essere del tutto diversa dall'originale, naturalmente. E l'ho proposto perché gli americani tagliano, aggiungono, non solo tagliano, anche aggiungono. Soprattutto tagliano. In questo caso avevo anche aggiunto interi passaggi, insomma, comunque. E questo è stato accettato subito perché era un giallo. Allora, io l'ho proposto perché la lingua di Takagi Akimitsu è meravigliosa. Quando l'ho tradotto mi è proprio piaciuto tradurlo per il suo periodo così
complesso ma fluido al tempo stesso, e quindi, e poi la trama sensazionale. Quindi la proposta è stata accettata, ma perché era un giallo? Perché adesso il genere giallo va moltissimo, e quindi c'è da tener conto anche di queste cose qua. Che... Infatti, sì, una delle domande anche che facevano gli studenti riguardava proprio la letteratura di genere, no? Se pensate che ci siano appunto degli autori, ma soprattutto appunto dei generi che gli editori secondo voi considerano appunto più appetibili e che hanno più speranza, secondo voi, di entrare insomma nel prossimo futuro nel mercato italiano, e quindi che cosa si aspetta secondo voi appunto l'editoria che tradurrebbe volentieri appunto dal giapponese, e di converso, facciamo queste due domande insieme specularmente, invece voi che cosa vorreste proporre che appunto non è ancora stato tradotto, e tenendo conto anche un po' di quello che diceva Giorgio prima, cioè il fatto che forse adesso c'è più letteratura giapponese ci permette forse anche piano piano, con molta calma e con molta fiducia da parte degli editori, di introdurre magari cose che prima non era facile introdurre, ecco, forse questo può essere, no? Quindi anche tornare sui classici moderni, appunto, come li definiva Giorgio. Quindi la domanda è un po' duplice, se pensate che ci sia un'attesa di un certo genere, di certi autori da parte delle case editrici italiane, e dall'altra parte se voi invece avreste qualche desiderio, no? Proporre qualche nuovo autore che per ora ancora non è stato tradotto. Partirei da Laura, se vuole. Ah, proprio la meno indicata in assoluto. Secondo me, che cosa, i gialli ovviamente, noir, questo tipo di... secondo me sono quelli che vendono, siccome comunque la casa editrice è interessata a vendere, e poi libri sui gatti, che a gatti, quanto pare... esatto. Anche gatti. Nella selezione del Corriere c'è un discreto numero di gatti che sono stati messi per il gatto itself, diciamo. E invece purtroppo appunto gli autori che mi interesserebbe presentare sono due: Akutagawa, per esempio, che ho in mente in questo momento, uno è Ono Masatsugo e l'altro è Ueda Takahiro. E entrambi mi interessano, non hanno a che fare con i gatti, non sono gialli, parlano chi di sentimenti umani e di sofferenza e di appunto superamento della sofferenza e di accoglienza, di cerca anche di una patria interiore, e chi invece di ma del mondo moderno e contemporaneo, quindi che ne so, di Bitcoin e cose di questo genere che comunque ci riguardano da vicino. Cioè non credo che sia proprio il genere, voglio dire, io ho avuto l'esperienza con Hirano Keiichiro, che sempre ringrazio Antonietta che di avermi presentato la Lindau, perché la Lindau, dopo avermi chiesto la traduzione di Nowaki, di Natsume Soseki, invece poi mi ha permesso, dopo tanti anni che cercavo di tradurre appunto anch'io Hirano, mi ha permesso di tradurre Hirano, però anche lì è stato interessante perché io stavo portando avanti la proposta del questo che è uscito per ultimo, Ichigetsu Monogatari, che conoscevo appunto da tanti anni, in realtà ce n'era già una traduzione francese, invece loro, sul suggerimento della gente di cui parlavamo prima, hanno preferito partire da Machine no Warini, dopo lo spettacolo in italiano, che non era stato tradotto ancora in altre lingue, cioè forse in cinese. Comunque è bello però, no? Un bellissimo libro, bellissima traduzione anche. Oh, grazie. Questo è veramente splendido. Cominciate a farvi complimenti tra di voi, sennò finiamo domani mattina. Siete tutti bravissimi su Sì, però sì, sono d'accordo, una bellissima traduzione di un bellissimo libro. Sì, però appunto comunque anche questa è stata abbastanza laboriosa come ricerca, e grazie Antonietta siamo venuti a capo, e siamo venuti a capo. Grazie. Okay. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa sui suoi desiderata e su che cosa pensa appunto che... Ma ci sarebbero tante opere che erano state tradotte dall'inglese che sono da ritradurre comunque, non necessariamente da me, ma voglio dire, sarebbe molto Mishima, molto Endo, per esempio, no? Anche. Allora, io avrei dei, ci sarebbero degli autori che mi piacerebbe
venissero tradotti, ma non li voglio dire perché non mi voglio far rubare l'idea dai miei colleghi. Sono assolutamente d'accordo. Quindi non lo dirò. È un brutto però, mondo. Però dirò invece che mi piacerebbe molto che alcuni autori venissero finalmente presentati in maniera organica, perché quello che ha danneggiato la conoscenza di alcuni autori in Italia è stato il fatto appunto che sono stati pubblicati in maniera un po' distratta dagli editori, e quindi a volte bisogna avere pazienza. Penso che gli editori dovrebbero insistere. Per esempio Nakagami Kenji ha bisogno di, secondo me avrebbe avuto bisogno di un trattamento tipo quello che la Adelphi ha usato con alcuni autori mitteleuropei, che sicuramente alla prima uscita vendevano magari 50 copie, alla seconda 300 e poi 10.000 e così via. E ecco, per esempio, Nakagami Kenji è uno di questi. Un altro è Murakami Ryu, che è un grande scrittore, è fondamentale per la letteratura giapponese contemporanea, però è uscito sparso qua e là, quindi mi auguro che magari Gianluca, con la collana che lui dirige, Asiasfere, riesca, visto che ha pubblicato 69, e spero che magari riesca a recuperarlo, perché andrebbe appunto presentato in maniera più organica. È uno scrittore che non è che non sia stato tradotto, lo è stato, perché ci sono anche abbastanza traduzioni sue, però non spesso dall'inglese e poi un po' troppo così sparpagliate. Ecco, quindi anche questo ci sarebbe da fare, recuperare alcuni autori, e ci metterei Nakagami Kenji, Abe Kobo, come abbiamo già detto prima, e Murakami Ryu. Mi sembra grandi autori. Anche, scusa Gio, metterei anche Ikezawa Natsuki. Vabbè, Ikezawa Natsuki. Anche Ikezawa Natsuki effettivamente non è stato affatto in qualche modo compreso nella sua... Gli stati generali della traduzione hanno stabilito che... Abbiamo creato un canone, diciamo, così estemporaneo. Se posso certo, aggiungere qualcosa, io appunto ho avuto molta difficoltà a riuscire a tradurre e a pubblicare sia Amico Monogatari di Enchi Fumiko sia Hana Monogatari di Yoshino Buko. Ci ho lavorato per anni, poi in qualche modo sono arrivati tutti e due insieme, però appunto sono questi per un esempio di due testi su cui ho avuto molti rifiuti comunque dagli editori. Amico, il primo appunto l'avevo proposto a Marsilio, ma ancora tantissimi anni fa. Non avevo ancora finito il dottorato, era il 2005, e perché Marsilio aveva già appunto Maschere di donna, ma hanno rifiutato proprio perché ritenevano, da un lato, che il libro Namamiko fosse un libro troppo colto, e dall'altro perché appunto avevano paura della concorrenza interna, avendo già un titolo che secondo loro era molto simile di Enchi Fumiko della collana. Quindi c'è tutto da lavorare per anni. Yoshino Buko lo stesso, ovviamente, è stato perché ovviamente poi, non essendo tradotta, per il discorso anche che si faceva prima, molti editor preferiscono comunque, anche comprensibilmente, poter leggere almeno il libro che sta proponendo in un'altra lingua. Quindi se tu proponi una cosa che non è stata tradotta, ovviamente diventa più complicato. Io però poi, parlando del nostro canone che stiamo costruendo, appunto un po' sull'onda di Enchi Fumiko, Yoshino Buko, eccetera, io vorrei vedere sicuramente più letteratura femminile, ma Oba Minako, appunto Kurahashi Yumiko, Takashi Takako, e insomma Tsushima Yuko, eccetera, e insomma speriamo di riuscire nei prossimi anni ad avere più opere di queste scrittrici, che in realtà alcune non sono arrivate affatto, perché di Oba Minako praticamente non c'è nulla, cioè qualche racconto in qualche questo è un grande buco, che esiste anche secondo me, esatto, e secondo me proprio, no, la situazione che si è creata adesso, dove si pubblica di più, c'è una maggiore comunque conoscenza la letteratura giapponese, secondo me ha creato insomma anche il contesto per un editore per poter proporre anche questo tipo di autori. Che questa è un'urgenza che c'è anche in lingua inglese, paradossalmente, nel senso che abbiamo visto anche appunto con gli studenti, ci sono adesso, non mi ricordo i nomi, ma sono tre traduttrici
dall'inglese molto affermate, che hanno fatto una lega delle traduttrici per tradurre più letteratura femminile, in particolare degli anni 50-60, perché sì. C'è proprio un buco enorme, per un buco esempio, di rappresentatività, no? Anche Aliyoshi Sawa, come credo che si chiami, sì. No? Sì. Anche lei, grandissima autrice, ma mal presentata in Italia, no? Poco conosciuta, insomma, sì, sì, è vero, c'è una carenza. Sì. Ok, io andrei avanti a parlare con voi tipo altre 57 ore, vostro malgrado. Ci ho detto, ahimè, appunto non abbiamo ancora moltissimo tempo, abbiamo ancora appunto 5 minuti, e, considerando appunto che abbiamo iniziato un po' in ritardo, vorrei passare all'ultima parte, insomma, quella più strettamente concreta, quella anche un po' che sta a cuore appunto agli studenti, e cioè appunto vivere di traduzione, che abbiamo già accennato, abbiamo fatto questo piccolo scoop iniziale, che effettivamente non è proprio facile. E appunto sappiamo che appunto abbiamo visto il mercato editoriale non è ancora così grande, così ampio appunto da avere così tanto bisogno, insomma, in qualche modo di traduttori, ma il problema è anche proprio un problema anche di retribuzione, no? E allora appunto gli studenti dicevano appunto, innanzitutto chiedevano se secondo voi un'attività sufficientemente retribuita da poter vivere di sola traduzione. Sappiamo che la risposta già, insomma, ahimè, è no, però soprattutto volevano avere da voi, che siete appunto un po' dentro questo mondo da molto tempo, e dei consigli un po' così pratici, tecnici, specifici per chi vuole cominciare a pensare, intraprendere in un futuro questa professione. Quando voi sarete in pensione, a un certo punto qualcuno dovrà pur sostituirvi, e così. Allora gli studenti ci tenevano in qualche modo ad avere qualche dritta, diciamo così, su come accostarsi a questo mondo. Riniziamo il nostro giro, Antonietta, Gianluca, Giorgio, Laura, Paola, così poi concludiamo. E come accostarsi? In realtà, chi è nell'Accademia ha un percorso da seguire forse un pochettino più indicato, chi invece ne è completamente fuori si deve lanciare, tante volte, a volte mi deve rischiare, a volte qualcuno mi ha chiesto come faccio per farmi accettare da un edito, ma bisogna presentare una traduzione, insomma, non è che si possa, e quello è un rischio, certo bisogna verificare tante cose, se l'autore piace, se ci sono i diritti liberi, insomma, però bisogna lanciarsi in acqua e nuotare. Ecco. Se invece una persona è sostenuta da un professore che collabora con una collana, certo, naturalmente il percorso sarà più facile. Grazie Gianluca. Ah, sì, io vorrei dire subito che pensiamo anche a molti scrittori purtroppo non vivono di sola scrittura, perché è così che va il mondo, no? Insomma, non rischiamo poi di incorrere in stereotipi, non diciamo banalità, però pensiamo che già tanti scrittori non vivono di sola scrittura, bisogna anche insomma cercarsi e crearsi dei percorsi alternativi che vanno a intersecarsi fra di loro. Pensiamo anche ad altre professioni vicine, per esempio a quella del traduttore. So per certo che alcune case editrici cominciano a cercare degli editor, dei possibili editor che conoscano la lingua giapponese, che conoscano il cinese, perché non esiste questa figura professionale in Italia. Tutti gli editor che curano le nostre traduzioni, i revisori, editor, non conoscono per niente la lingua, non vanno per un'idea. Qui secondo me forse l'autore voleva dire così, forse di là l'autore voleva dire così, me lo confermi, non me lo confermi. Quindi ci sono anche poi professioni alternative che pian piano secondo me vanno coltivate, quindi non solo la traduzione, ma anche altri lavori vicini e comunque insomma prossimi alla traduzione. E poi insomma rischiare, come diceva Antonietta, ma io immagino una sorta di laboratorio virtuale, così a distanza, adesso si fa tutto quasi a distanza, poi tornerà sicuramente, speriamo, anche tanta presenza, però io immagino un laboratorio virtuale. I miei studenti di traduzione a lingua, al Dipartimento di Lingua a Torino, sanno benissimo che esiste questo laboratorio virtuale, mi possono inviare la traduzione di una poesia, di un racconto, di un intero romanzo, se vogliono. Poi me lo dicono in 100, sì, lo faccio e poi mi arriva mezzo romanzo. Quindi attenzione, anche bene avere ambizioni e voglia, però poi ci vuole anche in concreto farlo, perché poi sì, penso di essere bravo a tradurre, però se non mi traduci, se non mi mandi il romanzo e me lo fai vedere,
allora è difficile. Esiste però, almeno per me, ma penso anche per molti dei miei colleghi, questo laboratorio, sorta di laboratorio virtuale, per cui gli studenti sanno bene che possono inviare, ma non solo gli studenti, mi arrivano traduzioni, proposte anche da tanti appassionati, più o meno esperti. Io, per quel che riesco, per il tempo che ho a disposizione, leggo, cerco di valutare e poi cerco insomma di portare avanti, mandare avanti chi effettivamente mostra di avere capacità, una certa bravura. Adesso sarai sommerso da manoscritti, attento a te. Tempi di risposta si dilungheranno, di rispondere sempre a tutti. Grazie. Allora, questo consiglio che ha dato adesso Gianluca mi ha un po' spiazzato, perché io di solito consiglio a chi vuole, ma il suo è il caso di un laboratorio, una cosa un po' diversa, però consiglio a chi voglia presentare una proposta a un editore di non mandare l'intero romanzo, perché può succedere che, allora, intanto se si manda un capitolo, se si manda un 15-20 pagine, secondo me l'editore ha già modo di capire sia se la qualità della scrittura è buona e anche se il romanzo, ovviamente accompagnato, romanzo, se è un romanzo, potrebbe essere anche un saggio, naturalmente. Comunque, se il libro che si propone è interessante. No, io di solito suggerisco di non inviare l'intero romanzo o l'intero libro, perché se una persona, anche se c'è il caso di Antonietta che ci ha raccontato, l'ha fatto con l'uomo scatola, però c'è il rischio di inviare cioè di lavorare tanto e quindi lavorare 6 mesi, 8 mesi, un anno a un'opera e poi inviarla. L'editore potrebbe anche pensare che è interessante, ma forse la traduzione non è del tutto convincente, magari ad affidarla ad altri, quindi potrebbe essere poi un po' frustrante. Quindi io forse sarei più nel caso del laboratorio di Gianluca, se lui preferisce il romanzo intero, ovviamente, però forse agli editori sarebbe meglio inviare una proposta, cioè una scheda in cui con una piccola biografia dell'autore e un riassunto della trama e anche mettere in evidenza quali sarebbero gli eventuali elementi di interesse per il lettore italiano, accompagnato da un mini curriculum, perché se sono giovani avranno un curriculum molto breve, però dire che cosa e mandarlo all'editore. Non è detto che l'editore non risponda, cioè ci sono dei casi in cui lo fa, sia con gli scrittori che con i traduttori. Sì, sì, no, scusate, io dicevo, sono d'accordissimo con Giorgio, non all'editore, assolutamente non mandate nulla di completo alla casa editrice, assolutamente, no, dicevo okay. A me personalmente, oppure insomma ai colleghi, ma questo perché lo dicevo ironicamente per sondare la voglia effettiva dello studente, perché molte volte lo studente dice io voglio tradurre, sono bravo, questo e quell'altro, però poi aspetti 10 mesi, allora mandami qualcosa, aspetti 10 mesi e arrivano 2 pagine. Io lo dicevo un po' anche sotto quel punto di vista. Dimostriamo buona volontà, insomma, ci vuole. Laura, tu hai qualche consiglio per i nostri giovani aspiranti traduttori? No, più che darsi appunto da fare, tentare, cioè appunto se hai l'obiettivo di diventare traduttore, che come abbiamo detto magari non ti risolve la vita, però appunto soprattutto arrivare a un livello che chi deve decidere se darti o meno la possibilità poi di pubblicare possa essere convinto. Quindi prima cosa darsi molto da fare nella preparazione e poi quando arriva il momento ci si presenta con le carte migliori. Questa è l'unica cosa forse un po' diversa che posso dire. Per il resto d'accordo con tutto quello che è stato detto. C'è da dire che molti editori adesso chiedono una prova di traduzione, certo. Quindi forse mandare un curriculum e una scheda non basta, bisogna comunque sempre accompagnarla da qualcosa, cioè, un sample, di sample, certo, certo. Sempre più chiedono prove di traduzioni. Certo, anche giusto. E Paola, per chiudere, hai il microfono spento, scusami Paola. Non la sentiamo. Scusatemi, sì, avevo spento il microfono, grazie. Per fare il rumore di sottofondo. No, direi che non ho niente da aggiungere a quello che è già stato detto, insomma, dai colleghi. I consigli direi sono questi, una buona preparazione.
perfetto. Sì, esiste una appunto dimensione che non abbiamo potuto toccare. Allora, c'è qualcuno che ha il microfono acceso? Non so chi, ma chiederei a chiunque di spegnere il microfono, per favore. Valeria Filosa, credo, ha il microfono acceso e chiederei di spegnerlo. E dicevo, c'è una dimensione che non abbiamo toccato appunto in questo incontro, perché assolutamente non c'è tempo, adesso dobbiamo chiudere, che è quella proprio tecnicamente del lavoro del traduttore, che deve essere anche un lavoro remunerato, per quanto poco, ma è giusto che lo sia. In realtà non dovrebbe essere remunerato poco, dovrebbe essere remunerato per quello che è, per un enorme lavoro che implica una conoscenza specialistica molto approfondita. E quindi ci sono anche delle tutele, no? Esiste anche chi in Italia appunto si sta impegnando perché la figura del traduttore venga riconosciuta anche a livello strettamente professionale. Fra questi ci sono appunto le persone che aderiscono al Coordinamento Nazionale di Strade, un sindacato di traduttori editoriali che fa un lavoro molto molto forte. Ricordo prima di Natale che avevo letto su Repubblica, mi aveva particolarmente colpito perché appunto il sindacato si era fatto promotore di questa iniziativa di portare alcuni romanzi tradotti, di letteratura internazionale tradotta all'attenzione di Mattarella, di Franceschini, dei vari ministri, eccetera. Fra questi c'era anche, mi sembra, Umi Beno Kafka nella traduzione di Giorgio a Mitrano, perché appunto si chiedeva il riconoscimento anche in questa situazione particolarmente difficile, no? Che tutti stanno vivendo, un riconoscimento per i traduttori professionisti, appunto anche di indennizi, di una dimensione economica che permettesse loro insomma di andare avanti in questa situazione. Quindi esiste una dimensione proprio molto pratica, molto tecnica, legata al lavoro della traduzione, che non appartiene strettamente a tutti i traduttori di cui parliamo oggi, perché appunto, come diceva anche Gianluca, insomma, anche alcuni scrittori devono fare anche altro per poter vivere, e ahimè appunto, però questo non vuol dire che la traduzione non debba essere riconosciuta, la traduzione letteraria e in generale il lavoro di traduzione editoriale non debba avere un maggiore riconoscimento e sempre di più una maggiore attenzione, no? A livello anche giuridico. Per questa questione abbiamo organizzato per la prossima settimana, principalmente per i nostri studenti, ma è ancora una volta appunto un'occasione aperta a tutti, quindi chi vuole può informarsi sempre attraverso la sezione Geschin. Appunto avremo questo incontro con un rappresentante appunto del sindacato per parlare di questo tipo di questioni, organizzato appunto dal nostro studente Tommaso Tommasi, che sta mettendo in chat qualcosa che appunto consiglia di partecipare all'esperienza del mentorato appunto organizzato da Strade, che dà un po' la cassetta degli attrezzi anche per preparare per esempio una proposta editoriale, una proposta di traduzione di cui parlavate prima, può essere importante per dei giovani insomma che vogliono approcciarsi a questo mondo. A questo punto siamo appunto ben oltre il tempo che avremmo dovuto occupare, quindi lasciamo andare i nostri ospiti che sono stati così gentili da appunto darci il loro tempo e condividere con noi la loro esperienza. Io volevo ringraziare ancora una volta appunto le studentesse e gli studenti dell'associazione Geschin, che hanno organizzato tecnicamente e reso possibile appunto questo evento, e soprattutto ovviamente ringraziare i nostri ospiti che sono stati così gentili e sono sicura che ci sarebbero moltissime domande appunto da parte del nostro pubblico, ma ahimè dobbiamo appunto chiudere qui, e quindi vi ringrazio ancora una volta, è stata un'occasione preziosa, spero ce ne siano delle altre appunto in futuro. Questo stare distanti ci ha permesso però insomma di avere anche la possibilità insomma di stare vicini in qualche modo anche con Laura che è a Tokyo e con tutti voi che siete sparsi appunto un po' ovunque in Italia e anche nel mondo, quindi ringraziamo anche tutti i colleghi che si sono connessi da varie parti d'Italia e del mondo, appunto grazie a Rebecca Sutter e al professor Wada, insomma ci sono veramente tanti colleghi che si sono connessi per sentire i loro amici e colleghi parlare di questi temi così interessanti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a te, Caterina, grazie a te e alle studentesse che ci hanno permesso di
partecipare a questo interessantissimo incontro. Grazie, grazie anche da parte mia a te Caterina e alle ragazze che sono state molto molto brave nell'organizzazione. Un saluto carissimo ai colleghi, colleghe, traduttori, traduttrici e auguri a tutti i giovani che vogliono intraprendere questa bella, bella e complicata carriera. Ciao. E passione soprattutto, passione, passione. E leggere molto. Grazie Caterina, grazie. Grazie ragazze e grazie a tutti, veramente. È stato molto interessante e molto stimolante. Grazie Laura. Grazie anche da parte mia a tutti e a te Caterina e alle studentesse e gli studenti per la loro gentilezza. Grazie davvero. Buona grazie giornata a tutti, anche da parte mia. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie mille. Applauso virtuale. Scrivetemi quando volete. Va bene. Disturbate tutti Gianluca Coci. Grazie mille. Se ne pentirà amaramente. Ciao. Grazie a tutti.